Ciao a tutti, sono di nuovo Maurizio e sono qua per presentare quello che noi chiamiamo il contest, per mettervi alla prova su un progetto di economia circolare che verrà valutato e i migliori naturalmente verranno premiati. Pensate a una risorsa biologica, si può chiamare biomassa, che è tipicamente abbondante in un contesto a voi familiare. Possono essere scarti agricoli tipici della zona dove abitate o da dove venite. Per la Puglia abbiamo tantissime straordinarie produzioni agricole di tutti i tipi, dalla paglia di grano, la vinaccia, la salsa di olive, i gusci delle mandorle, tutti questi tipi di biomasse che vengono chiamate rifiuti, ma a noi piace pensare che siano delle risorse. Naturalmente ci sono anche dei rifiuti che sono un po' meno piacevoli della paglia e della vinaccia, ma sono sempre risorse come appunto la frazione umida dei rifiuti solidi urbani o anche altre risorse relative agli alimenti, non solo prima di venire digeriti, ma anche dopo che sono stati digeriti. Sono materie prime molto ricche di carbonio, molto ricche di nutrienti preziosi che possono rappresentare una risorsa. Spesso hanno caratteristiche locali e regionali ed è per questo che vi invito a pensare alla tipicità dei luoghi da cui venite. Immaginate quindi una soluzione biotecnologica per la valorizzazione di questa risorsa, per produrre un prodotto, un servizio, per trasformarla, per alimentare una filiera che magari già esiste, per valorizzarla perché? Perché è una risorsa che contiene carbonio, contiene nutrienti, contiene materiale prezioso per sviluppare processi circolari. Può essere la vostra, naturalmente, una vostra idea originale, sono sicuro che molti di voi avranno idee originali, alle quali avete pensato spontaneamente, magari alle quali state pensando già da tempo. Però non escludiamo naturalmente che potete semplicemente, e questo non inciderà sulla valutazione, prendere un esempio completo già sentito, magari che avete letto su Green Planner o avete visto tra gli esempi presentati a Biotech Camp, e rielaborarlo secondo la vostra interpretazione originale. Le possibilità sono equivalenti se prendete un esempio già esistente, dovete dimostrare che è stato rielaborato da voi secondo la vostra creatività e la vostra sensibilità. Cosa dovete fare poi con questa idea che avete trovato, che avete partorito voi utilizzando una biomassa a vostra disposizione? Dovete preparare una presentazione per convincerci che la vostra è un'idea fantastica. Potete fare una presentazione PowerPoint di al massimo 10 slide che dovrete presentare per spiegare la vostra idea, oppure un video di al massimo 3 minuti. Tutto questo materiale deve contenere un messaggio chiaro che identifichi il problema che voi state risolvendo, la necessità alla quale state andando incontro e quindi la vostra soluzione e la giustificazione che questa soluzione abbia un valore aggiunto per noi, per la società e per l'ambiente. Noi riceveremo volentieri i vostri contributi, sono curiosissimo di vedere le vostre presentazioni o i vostri video. Grazie mille a tutti e buon lavoro.